Everybody was kung fu. Amici di MMAmania.it, benvenuti alla nuova puntata di MMA Zone. Io sono Roberto Riccardi e quest'oggi sono in compagnia del solo Danilo Brutti. Ciao a tutti ragazzi, Fabrizio che fine avrà fatto? Sta lavorando per la NASA questa volta? Non si sa quale tipo di mondo voglia conquistare Fabrizio, però vabbè, stavolta diciamo che non è veramente colpa sua, ognuno aveva un po' impegni diversi, abbiamo spostato le date finché non abbiamo scelta quella quando non c'era Fabrizio, e vabbè, d'altronde bisogna registrare, per cui lo abbiamo tagliato fuori, però... Tornerà sicuramente la prossima settimana. Ci ritroviamo dopo l'evento di sabato UFC on Fox 5, si è tenuto sabato 8 dicembre a Seattle, negli Stati Uniti, super eventone, e tra l'altro peccato che non c'è qua il nostro Fabrizio, perché insieme a Danilo potrebbe raccontarci com'è vedersi un evento live con gli amici, perché Dottor Brutti, Forconi... È sicuramente uno sballo, quello sì. Però magari uno si deve anche organizzare del tipo, cioè noi lo abbiamo visto in cucina sulle sedie, quindi dopo un po' accusi. Però quando uno ha la compagnia giusta, lo spettacolo non è mancato, avevamo comunque birre, Red Bull, schifezze, ecco, è mancato il condimento per la pasta, perché il nostro amico... Matteo Capo, che ci ha ospitati, praticamente non aveva niente per condire la pasta e ci siamo andati ad attaccare tipo ai wafer al cioccolato, sai, insomma, proprio lo wafer al cioccolato sulla pasta? No, senza pasta, senza pasta. Okay. Però quanti vabbè. Quanti eravate? Eravamo noi tre del forum più un ragazzetto che si allena con Capo, che però praticamente ha visto... fino alla fine della card preliminare più o meno, comunque la main card non l'ha vista perché vabbè, forse per uno che non era ancora pratico l'MMA fare le 4:30, fare insomma un evento da Facebook al main event sarebbe stato magari un po' troppo, però sì, una bellissima esperienza. Siamo stati anche fortunati per via dell'orario, perché stranamente, come chi ha visto l'evento in diretta già sa, è iniziato 2 ore prima di come inizia il pay per view e 1 ora prima del solito rispetto agli eventi gratuiti, quindi alla fine ce la siamo cavata, io alle 5 qualcosa stavo a casa e comunque il Capo non è che abita proprio vicino a casa mia, quindi è stato anche... un viaggetto, però ne ha proprio valsa la pena. Benissimo, annunciamo per cui che da questo venerdì siete tutti invitati a casa di Capo, per cui presentatevi lì, basta che portate qualcosa. Portate un sugo, qualcosa per condire la pasta. Ok, parliamo dell'evento, ne parlavamo un attimo prima in fuori onda, direi, un eventone con la E maiuscola. Sì, cioè, secondo me non è proprio possibile fare note negative, se non magari a livello di cuore, perché sono state sconfitte abbastanza pesanti per alcuni fighters, per uno in particolare, vabbè, ma ne parleremo dopo. E la mancanza nella main card, magari di un numero elevato di finalizzazioni, secondo me è positiva per il fatto che significa che sono stati ottimi accoppiamenti. E anche l'incontro con Lopez Sansoni, vabbè, parliamone, McDonald Penn sappiamo che è impossibile da finalizzarlo se non perché, che ne so, dottori, è scoppiato, ma per il resto era prevedibile che Maurizio Rua sarebbe andato bene, io me lo aspettavo, e Main Event, vabbè, Main Event dopo.
Parliamo un attimino velocemente della card preliminare. Se ve la siete persa, match che vi consigliamo senza ombra di dubbio sono Scott Jorgensen contro John Albert, sfida che si è meritata il Fight of the Night, e Scott Jorgensen con la sottomissione ha vinto anche la Submission of the Night, per cui 65.000 dollari ciascuno i bonus e 130.000 dollari nelle tasche del nostro amico Jorgensen. Più chiaramente lo stipendio. L'incontro è bellissimo, però secondo me il Fight of the Night, boh, secondo me non è proprio ultra meritato. L'incontro che io, vabbè, ho visto non quella sera, ma il giorno dopo, perché comunque ero in viaggio per casa di capo. Però, poi a parte, vabbè, dare il Fight of the Night a un incontro di un round, insomma. Però sono contento di Jorgens perché era ingiusto metterlo su Facebook e praticamente con il doppio bonus ha sbancato, ha guadagnato molto di più di quanto avrebbe guadagnato con gli sponsor se fosse stato in, probabilmente se fosse stato in main card, sì, o su FX sicuramente. Poi Danny Seaver ha spappolato in poche parole Nan Fan per 3 round, dominio totale in piedi a terra da parte del russo di Germania. E che dire, adesso seconda vittoria consecutiva nei pesi piuma, se non erro, direi che a questo punto è pronto per un avversario di primo piano, top 10, non lo so, comunque è pronto ad essere un possibile contendente al titolo dei pesi piuma. Sono d'accordo, comunque ha delle solide vittorie in questa categoria, aveva delle buone vittorie anche comunque nei pesi leggeri, alla fine solamente Donato Cerrone lo aveva proprio imbarazzato, però Cerrone sappiamo che è praticamente ad un incontro ha dato shot, quindi non c'è niente di cui vergognarsi. Lo gestissero magari un pochettino meno all'oscuro perché piazzato un po' in questa preliminary card di un evento importante passa un po' insomma in secondo piano. Magari se è pronto per l'evento inglese con un avversario giusto starebbe bene anche in main card. Match successivo abbiamo visto Abel Trujillo, che però Joe Rogan dice Trujillo, che ha battuto Marcus Levasseur per TKO nel secondo round. Trujillo avrebbe dovuto affrontare Tim Means, che però facendo il taglio del peso è scivolato nella sauna e si è messo KO da solo. Mentre Praticamente la sauna l'ho messo a capo ed è stato un incontro dai dato shot. Esatto. Mentre invece Levasseur avrebbe dovuto affrontare Mike Chiesa, però Mike Chiesa si è preso influenza e allora li hanno accoppiati loro due all'ultimo momento. Levasseur è andato lì per fare un match di lotta come quelli che faceva il compianto Charlie Brenneman. Per nostra fortuna Trujillo gliel'ha impedito e ha vinto meritatamente con un ground and pound bello incisivo nel secondo round. Ora, le qualità di sicuro Trujillo ha la faccia cattiva, è anche una persona abbastanza cattiva perché ho letto su un sito americano che ha due accuse, due denunce anzi, per violenza domestica, per cui vabbè, tanto un braffio non è. Però vabbè, al di là di questo, comunque per valutarlo appieno aspetto di rivederlo nella gabbia. Di sicuro ha fatto bene, ha un fisico impressionante, la faccia cattiva, cioè ha tutto quello che serve, atleticamente sembra anche preparatissimo. Vediamo se nel prossimo match si confermerà. Di sicuro un debutto positivo. Sì, avevamo un po' scherzato su di lui per via del tatuaggio, però questo Abel Killa, cioè pure il soprannome è molto vendibile, dai. Poi vabbè, Black Zillions, quindi è presto per dire dove può arrivare, sicuramente ha quella dose di cattiveria nel combattimento che piace, dai. Match che avrebbe potuto vincere il KO della serata, o forse secondo altri anche il Fight of the Night. Ad ogni modo, Daron Cruikshank ha battuto Henry Martinez per KO con un calcio alto nel secondo round. Io praticamente a stento ricordo il KO di questo incontro. Un bel high kick destro con Martinez che si spegneva. Beh, bella sfida, in poche parole, vabbè, abbiamo visto Cruikshank demolire Martinez che ha dimostrato ancora una volta di essere uno bello tosto, però
Tuttavia, quando prendi un calcio alto in faccia a piena potenza o quasi, c'è veramente poco da fare. Come dicevamo la settimana scorsa, Cruikshank sembra averle tutte buone. Altuffa ha perso perché è stato raggiunto da una ginocchiata al viso che l'ha messo KO. Vediamo. Anche abbastanza personaggio, se vogliamo, con festeggiamenti dopo la vittoria, con capriole, entrata con la musica di Hulk Hogan, per cui proprio cerca fan ad ogni dove. Con questo KO di sicuro si è messo in mostra, vediamo se riuscirà a continuare così. Dei due match successivi passerei anche un po' oltre, perché Ramsey Nijem ha battuto Joe Proctor per decisione unanime, incontro senza infamia e senza lode, sfida piuttosto equilibrata, giusta a mio modo di vedere la vittoria di Ramsey. Però nessuno dei due fighter in questione, secondo me, arriverà mai nei primi piani della divisione pesi leggeri. Non so se Danilo vuoi aggiungere qualcosa. Ok, No, no, proprio no. e invece Rafael Assunção ha battuto Mike Easton anche lui per decisione unanime. Il match forse meno entusiasmante della serata. Lo dicevamo anche settimana scorsa che Assunção comunque era un veterano forte e ostico e poteva mettere a dura prova Mike Easton, che a mio modo di vedere ha del talento, però era un attimino stato pushato troppo nelle descrizioni che giravano. Potrebbe essere una buona sconfitta per la carriera di Easton, che ha comunque tutti i mezzi fisici per fare bene. Vediamo se riuscirà a ritornare al top e anzi a migliorarsi dopo questo stop. Comunque Assunção con una vittoria del genere in una categoria povera di contender come quella dei pesi gallo si è messo subito in mostra, perché comunque dopo una carriera di primissimo piano, diciamo, nei pesi piuma, ma arrivare subito e battere un fresco contender come Mike Easton, di sicuro si è messo in bella mostra, appunto. Sì, diciamo che secondo me Assunção non è proprio ancora vicino alla title shot, mentre magari Easton sarebbe potuto magari l'UFC avrebbe potuto venderlo meglio come contender, anche perché comunque più fresco, senza sconfitte importanti. Per esempio, che ne so, Assunção è stato sconfitto da Eric Koch, che comunque è vicino a title shot, sconfitto con Diego Nunes, che comunque tutti sappiamo chi è, sconfitto con Uriah Faber, che comunque è famoso, ha comunque un sì, è un veterano, esperto in quello che è, però non lo so, Easton mi ha un po' deluso e sicuramente mi è dispiaciuto che non sia riuscito a passare questo test. Speriamo che gli faccia bene. Ok, l'ultimo match della card preliminare ha visto Eve Edward battere per KO al primo round Jeremy Stephens. Bel KO, davvero un bel KO. Stevens poi mi sa che era già andato KO, no? Dove, in carriera o come? No, no, in carriera. In carriera Joe Rogan ha detto che non era mai andato KO. Io sinceramente non me lo ricordo e vado a vedere su Fight Finder. E sembra che non fosse mai andato KO, esattamente sì. Primo KO nella carriera di Stephens. Certo, Jeremy Stephens, se ci fai caso, ogni volta che ha affrontato un fighter più o meno buono, ha perso. Sì, beh, c'è da dire che questo match è arrivato proprio in un pessimo periodo della sua Sì, vita, eh. l'avevamo già detto, ha fatto il training camp a San Quintino, Poi, tra quindi. l'altro, ho scoperto che una settimana dopo il match, o questa settimana o la prossima, ha l'udienza per appunto l'accusa, forse torna dentro, cioè proprio. Mamma mia, Natale dentro, che brutto. Insomma, poteva anche non accettare di combattere, però magari aveva bisogno di soldi, o non lo so, vabbè, sicuramente una delle peggiori circostanze quello per combattere. E Eve Edwards con questo KO si è guadagnato anche il bonus da 65.000 dollari per il miglior knockout della serata. Main card che si è aperta su Fox. E ci chiedevamo come mai avessero scelto di mettere Matt Brown contro Mike Swick in main card. Effettivamente, visto che è stato l'unico match a concludersi prima del termine del tempo regolamentare, forse una risposta ce la possiamo anche trovare adesso. Nel senso, ci aveva scritto KO da qualche parte piuttosto che sotto missione, e effettivamente ha mantenuto le attese. Come dicevamo, Swick non sapevamo a che, diciamo,
che tipo di forma si presentasse a questo match dopo la sfida contro Matt Brown, con tutto il rispetto dovuto a Matt Brown, però secondo me è un po' in dubbio non notare che Swick, il quale non è mai stato forse il miglior peso welter al mondo, però dal ritorno all'infortunio sembra aver perso qualcosa rispetto a prima. Sì, io l'ho visto veramente male anche esteticamente, c'era qualcosa che non quadrava. E Matt Brown invece, che porca miseria, se escludiamo i campioni, è il fighter dell'anno Matt Brown, perché ha imboccato 4 vittorie consecutive, di cui comunque quella con Steven Thompson, che è tipo il karateka se non sbaglio, sì, non se l'aspettava nessuno. Mike Swick comunque è qualcuno. Matt Brown è uno con i peggiori record in UFC, però 4-0 è impressionante, soprattutto per un altalenante tra vittorie e sconfitte come lui. Quindi sì, guarda, ci dovremmo pensare, ma se escludiamo i campioni davvero se la gioca per il fighter dell'anno. Esattamente, ottima andata per Matt Brown. Non lo vedo io sinceramente pronto per super lottatore di primo piano, che ne so, tipo un Jake Ellenberger o atleti di questo tipo, cioè magari anche non contender al titolo attualmente, però diciamo fighter di primissimo piano, secondo me sono ancora un pochettino sopra di Matt Brown, il quale comunque con queste 4 vittorie consecutive ha messo, diciamo, un punto esclamativo sulla sua carriera in UFC fino ad oggi, che in passato anche alcuni criticavano. Buona prova, bello il KO, contenti per Mike Brown, per Matt Brown. Vediamo un po' che sarà invece del futuro di Mike Swick. Come ho detto prima, non sembra aver accusato notevolmente lo stop. Vediamo che succederà prossimamente. Che ne pensi di come è possibile sfidante per Matt Brown e Martin Kaufman? Matt Brown contro Martin Kaufman, e beh, vedrei Kaufman favorito, perché comunque lo vedo più completo in generale, però vabbè, sarebbe di sicuro un match spettacolare, perché vabbè, sono due atleti che tendenzialmente lo spettacolo ce lo regalano. Il problema è che non so se metteranno uno che arriva da 4 vittorie consecutive contro uno che era un passo dal titolo quasi e ha perso adesso un match contro, non so, ovviamente è quello lì che è una questione, sì, lo manderanno contro uno sconfitto. Se no, Matt Brown contro Danardi. Matt Brown contro Danardi, sì, sarebbe un buon match davvero, sì. Sì. Okay. Vediamo, lo faranno a febbraio? No, Danardi a febbraio al 99,9% non ci sarà. Ok. Main event della serata, in realtà. Rory McDonald ha battuto per decisione unanime BJ Penn. BJ Penn, che porca miseria, appena le cose si mettono male, praticamente si autosconfigge. Si vede proprio in faccia che, boh, a me dà questa impressione, uno che è un problema mentale, che non riesce ad adattarsi all'avversità, perché sostanzialmente BJ Penn in piedi, anche se le cose vanno male, se la può giocare con chiunque, perché in KO non ci va. Ha un ottimo pugilato, ha una più che buona potenza. Chiaramente il problema diventa quando l'avversario lo sovrasta fisicamente e non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale a livello di talento, che sappiamo è magistrale, però il peso è il peso. Qui l'ho visto male fin da in piedi, mentre Rory McDonald è allucinante anche in piedi, io non me lo sarei aspettato così. Quindi BJ Penn, non lo so, secondo me si ritira. Tra questo antipaticone di canadese, questo non ha limiti, vediamo. Che, cioè, a me sembra davvero George St. Pierre 2.0 questo. E McDonald
mi ha impressionato incredibilmente per il suo striking, nel senso, l'abbiamo sempre visto, un talento forte, però nei match, diciamo recentemente, nei match più importanti, dominava grazie alla lotta, alla sua fisicità. Ci saremmo anche potuti immaginare che contro un fighter più piccolo fisicamente come BJ Penn avrebbe fatto lo stesso. E invece lo ha veramente distrutto anche per quel che riguarda lo striking. Poi c'è da considerare che BJ Penn, nonostante sia un futuro Hall of Famer, grandissimo campione e via dicendo, non era appunto nella categoria di peso indicata, per cui la vittoria di McDonald ha valore, ma non è come una vittoria su un BJ Penn dei pesi leggeri, non so se mi riesco a far capire. Detto questo, tanto di cappello a McDonald e vediamo un po' cosa fa. Per BJ Penn, secondo me, nei pesi leggeri ha ancora il suo perché. Non so se da titolo o meno, però comunque è ancora veramente competitivo. O quantomeno avrebbe la chance di poter dimostrare di essere ancora competitivo se combattesse nei pesi leggeri. Nei pesi welter, l'abbiamo detto settimana scorsa, nelle MMA moderne, purtroppo combattono tutti almeno una categoria sotto e non ci si può permettere di arrivare con la panzetta e via dicendo al match. Rory McDonald, tra l'altro, che. Ma è sempre stato così? In che senso? Psicologicamente? No, non lo so, ma questo c'ha dei problemi seri. Perché è un po' particolare, eh? Cioè, si dice che aveva la faccia da serial killer, andava in giro con, nel, diciamo lì, il semi prime time che hanno fatto vedere, andava in giro con Mike Ricci, finalista del TUF, a comprarsi i vestiti, sembravano i modelli di Zoolander, non lo so, cioè, boh, strano. Come dire... La risposta alla domanda che gli hanno fatto nella conferenza stampa post-evento, si affronterebbe George St. Pierre per il titolo. La sua prima risposta è stata: ma non lo so perché non mi trovo ancora in questa situazione e non posso rispondere. Al che si è accorto di aver detto una cazzata e di essere stato troppo onesto, e ha subito corretto dicendo: no, ma io devo tanto a George, poi anche alla TriStar Gym dove mi alleno, grazie a loro sono dove sono oggi, non sono il tipo che pugnala le spalle e via dicendo. Però, secondo me, visto anche il personaggio, se dovesse continuare a vincere e St. Pierre dovesse rimanere il campione dei pesi welter, uno scenario tipo quello tra Rashad Evans e Jon Jones, secondo me, non è da escludere. Poi io, Sì, sarò io. ma probabilmente sì. Cioè, secondo me non devono gestirlo in modo tale da correre troppo, ritrovarsi con questo problema, tra virgolette, già in questo 2013. Comunque, vabbè, giovanissimo ragazzo, quindi Condit adesso, secondo me, è il match più indicato. Poi è chiaro che se annienta Condit, E che gli fai fare a poi quel sei punto, soprattutto? obbligato, poi sei obbligato. Però vabbè, se è veramente un amico e tutto quanto, può aspettare. Cioè, quanti anni c'ha? 23, 20, quanti ce n'ha? 23, credo. Allora, vedi. Può sempre succedere quello che è successo con Jon Jones, Rashad Evans, con lui che si infila, che ne so, magari si fa male Jose St. Pierre, bam, titolo interim e va lui, che ne so. Sì. Si vedrà. È brutto dire pugnalare la schiena un amico, cioè a questo punto è molto meglio uno che dice questo è uno sport per singoli, il mio obiettivo è la cintura, dà paura così. Però se dici, se un mese fa dicevi non affronterò mai Jose St. Pierre, adesso dici forse, e domani dici sì, secondo me non è che fai una bella figura in un mese. In un anno potrebbe essere un percorso fattibile. Che poi sostanzialmente Rory McDonald è anche un prodotto 100% del team, quello Fidanzabi, mentre George St. Pierre potrebbe anche fare le valigie, andare a fare questo benedetto camp da Greg Jenson e si affrontano, pazienza. Ma la vedo sempre una cosa che, cioè, per ora non è un problema. Vediamo cosa fa Jose St. Pierre. Comunque ha già due mezzi sfidanti pronti. L'ipotesi super fight più no che sì, però c'è. Vediamo. Eh beh sì, vediamo un po' che succederà. Come main event della serata, Alexander Gustafsson ha battuto per decisione unanime Mauricio Shogun Rua. Bell'incontro, equilibrato.
Molto, ho visto Benino, dai, Shogun, ma io questo incontro l'ho visto più in ottica Jon Jones, mi dispiace, ma Gustafsson ha zero possibilità. Cioè, proprio tra quelli più vicini al titolo, alla title shot, è quello, cioè, secondo me davvero zero possibilità. Cioè, Shogun ha portato a terra la Gustafsson, ho detto tutto. Cioè, voglio dire. E quando ha parato lì il calcio, No, ma poi quando lì. Jon Jones ha uno striking molto, cioè non molto sottovalutato, però è davvero fenomenale anche quello. Sostanzialmente lui anche in piedi se la gioca con tutti, forse solamente un incontro a regole speciali contro Tyrone Spong, che non può portarlo giù, potrebbe magari impensierirsi, e poi per Anderson Silva, ma per il resto va bene. Cioè, bisognerebbe andare nei massimi, dove magari, ma no, ma neanche nei massimi, comunque se la giocherebbe un po' con tutti in piedi, ma il problema è la lotta. Cioè, Jon Jones fa come gli pare con Gustafsson. E chi vedresti meglio di Gustafsson a questo punto contro Jon Jones? Quello è il problema principale. Vabbè, cioè, se Gustafsson si merita la title shot e se la merita, gliela diamo e ci vogliamo l'incontro. Però non lo vedo più pericoloso, che ne so, se parliamo solamente di pericolosità, vedo meglio Rashad Evans, vedo meglio Machida, vedo meglio, questo non so molto sicuro, però King Mo è pericoloso, Texera vediamo che combina con Rampage, ma se batte Rampage va bene anche lui. Gustafsson, secondo me, dipende molto da cosa combinano Dan Anderson e Machida. Se emergerà un chiaro vincitore in quell'incontro, io darei la title shot a quel vincitore, non a Gustafsson, che magari così avrebbe un altro mezzo anno di allenamento e di crescita che non gli farebbe male. Piace a me come persona. Vabbè, a parte c'è anche un buon mento, perché un paio di trambate l'ha Mostrato prese. Quindi questo è di positivo. essere anche un ottimo incassatore, sì. Questo è positivo. Shogun, che ha fatto un primo round da paura, ci è mancato poco, lo sottometteva, però sostanzialmente si è vinto senza dubbi arbitrali, sì, senza dubbi di cartellino, secondo me, Gustafsson, e è bene così da un punto di vista di possibili incontri nuovi in futuro per Jon Jones. Beh, guarda, Shogun secondo me si era preparato molto meglio rispetto agli ultimi 3 match, ma ancora non ai livelli sia fisici che di strategia e tutto e di cardio dei match contro Liddell e come si dice, Machida. Può essere che non ce l'abbia più quel livello lì, anche fisicamente, oltre alla mancanza di cardio è più lento, può essere dovuto all'età, alle lunghe battaglie, quel cavolo che è. Non credo più che lo rivedremo a quel top di forma ci aveva mostrato in quel periodo. Detto questo, appunto, si era preparato meglio che ultimamente e ha fatto bene, diciamo, per un round e mezzo, quasi due. Poi, comunque, Gustafsson, ha dimostrato un miglior cardio, si è fatto sentire. E che dire, parlando dello svedese, l'hai detto tu, un buon mento. Secondo me, tra gli sfidanti, dato che appunto Evans, Machida hanno già combattuto, io Anderson, vabbè, Sonnen non lo nomino neanche, però Anderson non lo vedo troppo pericoloso per Jon Jones. Secondo me è uno dei più interessanti. Chiaramente vedo super favorito Jon Jones, ma questo pensandoci mi capita con quasi tutti i super campioni. Ad esempio, se fanno Georges St-Pierre contro Nick Diaz. È un incontro che mi stuzzica, divertente, quello che vuoi. Però io vedo super favorito St-Pierre. Stessa cosa St-Pierre contro Hendricks. Non è che, vabbè, boh, vedo sempre super favorito il campione. Stessa cosa qua contro Jon Jones. Io non vedo veramente nessuno in questa categoria di peso in grado di metterlo in difficoltà. Sta cosa di Gustafsson è che, come diceva anche forse Couture nell'analisi post-evento, fa. Sono due giovani, sono due albatros, cioè nel senso magri e alti, facciamoli affrontare e vediamo che viene fuori, tanto per vedere un qualcosa di nuovo, per quello. Poi poveraccio anche Gustafsson, adesso ha 6 vittorie consecutive, potrebbe essere anche giunto il momento di combattere per il titolo. Effettivamente,
un altro match è probabile che lo faccia, perché se Jones per via del TUF prima di fine maggio, quando è, non si libererà, lui c'ha un bel po' di tempo, è probabile che affronterà un altro avversario nel frattempo. Vediamo un po' Ah, chi lo è. ha anche detto, lo ha anche detto. Cioè, non si mette seduto ad aspettare che Jon Jones batte Sonnen e poi va affronta l'avversario che esce dalla macida e quell'altro. Insomma, poche parole, vuole ricombattere prima della metà di questo 2013. E una cosa volevo dire, ma considerando il fatto che gli allenatori del The Ultimate Fighter praticamente si infortunano tutti e l'incontro salta, e in considerazione anche di quello che successe con Lesnar Dos Santos, in Sì. cui Roy Nelson predisse che Lesnar avrebbe saltato l'incontro, bla 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 bla, non sarebbe magari possibile che Sonnen sta lì a fare il tuffo contro Jon Jones solo per il tuffo? Poi magari dovesse spuntare qualche problemino all'incontro e anziché fare Jones Sonnen si faccia Jones contro un top 10 di categoria. Ma speriamo, speriamo veramente. Allora, beh, diciamo sentimenti contrastanti, perché vedere Sonnen malmenato da Jon Jones sarebbe comunque anche una cosa divertente. Però beh, sarebbe anche più bello vedere Jon Jones, che è uno dei principali campioni in circolazione, vedersela con uno della sua categoria, uno sfidante che arriva da tutti quegli incontri precedenti, via dicendo. Per cui sarebbe meglio. Però vabbè, oh. Vediamo, speriamo che la profezia qua di Danilo si avveri, posso dire personalmente, però. Arriviamo al main event della serata. Benson Henderson ha battuto per decisione più che unanime Nate Diaz. Benson stuzzicadenti Henderson. Mamma mia, Hai visto che ridi. quella immagine photoshoppata che ho messo sul forum? Ah sì, che Bellissima. sì, mamma mia. Vabbè, a parte il fatto che fortunatamente, da quanto si legge su internet, non ci dovrebbero essere grosse punizioni per Bendo, perché sarebbe stato folle che magari avrebbero cambiato il risultato tipo in no contest, sai, cose allucinanti del Sì, genere. infatti. Quindi meno male, però, cioè, no, tu non puoi andare a fare un incontro con stuzzicadente in bocca, rischi davvero che ti ammazzi, È perché una cosa veramente da proibire, più ancora dello scandalo di vaselina di Georges St-Pierre. esatto. Magari se ne potrebbe fare uno, non so, tipo, che ne so, prenditi una cacchio di liquirizia, ti metti quella. Se sei così nervoso, però, mamma mia, vabbè, torniamo all'incontro. Mamma mia, cioè, Ben Anderson, fighter allucinante. Atleticamente lo sapevamo che sarebbe stato superiore, ma lui fa proprio dell'atleticità, del cardio, della tecnica, della completezza. Davvero, davvero un mostro. È l'unico fighter che non finalizza nessuno, ma nessuno si lamenta, perché davvero non smette mai di picchiare. È spettacolare in piedi, a terra, e poi incredibile, finisce l'incontro e non ha il fiatone. Oh. Dopo 25 minuti di lotta, spaventoso. Forse sarà una specie di formula chimica strana tra dell'incrocio da cui è nato, perché davvero è proprio strano, è proprio strano. All'esplosività degli afroamericani, non so, il cardio degli asiatici di 15 kg, no? Eh sì, che poi tendenzialmente tra gli asiatici, vabbè, qua sono un po' discorsi magari da un po' troppo in là ci spingiamo, però sì, cioè comunque tra gli asiatici l'etnia, diciamo, più dotata fisicamente dal punto di vista muscolare, quelli un po' più grossi, tendenzialmente sono i coreani, per cui il mix perfetto pare che da quel punto di vista sia uscito Ben Anderson. Vabbè, basta parlare di queste cose prima che ci danno dei nazisti o robe del genere. Ad ogni modo, grandissima performance. Ha fatto tutto quello che c'è da fare contro un Diaz, in poche parole. Ammazzarlo di low kick, non cadere in tentazione con le sue provocazioni,
e far valere la sua maggiore muscolarità e wrestling, perché i Diaz hanno una buona box ma una pessima difesa sui low kick, hanno un ottimo brasiliano jiu-jitsu, chiamatelo grappling come preferite, ma lotta in piedi, insomma, per cui questo è proprio il game plan perfetto per ogni, chiaramente bisogna avere anche le caratteristiche adatte per farlo, per attuarlo, però questo è il game plan perfetto da utilizzare contro un Diaz. Da segnalare che il dito medio di Nate Diaz è stato censurato. Mai visto, cioè, mentre scambi di leva alle gambe, uno manda a fanculo l'altro, mi hai spaccata, cioè, vabbè, cose. Bellissima, bellissima scena quella. Però su Fox hanno deciso di censurarlo. Sì, da noi non credo che è andato censurato. Io Da l'ho voi no? visto su UFC TV e no, Ah. non lo hanno censurato. Beh, No, lì giusto. io ho visto l'inizio, poi la censura di Fox, che avevano trasmesso un'immagine vuota dell'ottagono, e poi è tornato lì. Silenzio, tra l'altro, Logan e Goldberg non dicevano niente, fatto niente. Penso che purtroppo Nate Diaz non starà sulla prossima card di Fox dopo questo. È probabile, probabile. Sembra che Dana White abbia anche fa fatto il culo al termine dell'incontro. Però sembra anche che Nate Diaz non avesse avuto nessun tipo di avviso sul comportamento da tenere. Al che lì c'è anche un po' di colpa di UFC e dirigenza, perché sai con chi hai a che fare. Diglielo anche 50 volte di non tirare fuori il dito medio in televisione, che in America è una cosa così tanto tabù, per cui avrebbero potuto dirlo. Detto questo, Ben Anderson campione spaventoso. Prossimamente chi potremmo fargli affrontare? Il nostro amico Anthony Pettis, se batterà Donald Cerrone, perché ricordiamo che Pettis è stato l'ultimo fighter a battere Ben Anderson nell'evento conclusivo della WBC con quel calcione che passerà agli annali. Oppure potrebbero, nel caso in cui Cerrone battesse Pettis, qualche fortunio sfiga, dato che adesso fanno il merging con la Strikeforce, buttare in mezzo Gilbert Belendez, che per quanto magari adesso le sue quotazioni non sono più alte come un tempo, giusto o sbagliato che sia, beh, su questo potremmo discuterci le ore, è sempre il campione della Strikeforce. Adesso nei pesi leggeri UFC c'è un po', sono spariti un po' di contender per vari motivi, per cui potrebbe starci. Sì, sostanzialmente io la vedo che dipende da Pettis Cerrone, perché se Pettis batte Cerrone in maniera spettacolare, bisogna dare finalmente la title shot a Pettis. Se invece vince Cerrone, magari lo possiamo congelare un attimino e si fa questo benedetto match di fusione che secondo me Melandes non merita perché tutta sta tarantella, infortunato, sì, no, forse sì, saltano le guard. Poi comunque l'incontro viene da due vittorie non proprio super esaltanti, quindi cioè, non metto Melendez davanti a un Pettis vincente su Cerrone. Poi, vabbè, considerando che è un incontro che si fa tra poco, una mesata, io sì, aspetterei e vediamo pure quando vuole combattere Ben Anderson, perché magari Ben Anderson vuole combattere presto e quindi poi magari vuole combattere, non so, a marzo. Puoi mandare Melendez perché tanto la tempistica lo consentirebbe di farlo senza fare un dispetto a Pettis Cerrone. Ok, quindi evento UFC on Fox 5 è stato un super eventone. In televisione non sono ancora usciti tutti i dati, sono uscite le prime indiscrezioni, che però non sono comprensive di, che ne so, non mi ricordo se mancava la West Coast, che cosa, vabbè, in poche parole, però non erano i dati completi, o mancava anche l'ultima mezz'ora di show, che era il main event. Poche parole, vabbè, ha fatto bene, non benissimo come il primo evento su Fox, forse sembrava un po' di meno al secondo, ma meglio degli ultimi due. Per cui direi un benino, perché magari a questa card ci si aspettava di più. Però in ogni caso, quando le cose dal punto di vista televisivo vanno migliorando, c'è poco da lamentarsi, per cui hanno fatto meglio dei precedenti, bella lì. Sì, no, beh, secondo me è risultato ottimo, considerando pure la fascia oraria non propriamente prime time, perché comunque è iniziato prima. Certo, la card è della Madonna, però beh,
la Madonna, sempre per modo di dire, perché sai come funzionano conto e pesi massimi, conto e pesi leggeri per i casual fan. Però sì, è andata bene, sono andati bene anche i preliminari, che praticamente hanno fatto 1,2 milioni di telespettatori, che è il risultato più alto, quindi la seconda posizione di sempre, subito dopo UFC 148 Silva Sonnen 2, che beh, come evento era un attimino più pesante, quindi secondo me non hanno da lamentarsi. Ok, chiuso il nostro bello copioso resoconto su UFC on Fox 5. Prima di presentare brevemente gli eventi del fine settimana, perché sennò ci mettiamo 67 ore, rispondiamo velocemente ad una domanda che ci viene posta dal nostro pubblico. Passa sopra la fila di altre domande, perché è una domanda diciamo che si esaurirà recentemente, allora la promuoviamo in prima fila. Ce la pone Gianluigi Ventoruzzo. Amici di MMA Zone, ecco per voi un'altra domanda per la trasmissione. Ci sono stati dei rumors riguardo ad un reality del Bellator su Spike TV, la mamma del TUF, e che tra le altre cose all'American Top Team sarebbe stato propinato anche il nostro Lorenzo Borgomeo proprio per questo reality. Ne sapete nulla? Sono solo prospettive o c'è qualcosa di concreto? Per rimanere su Lorenzo, ho visto una foto che lo ritrae nella palestra dei Black Zillions assieme a Rashad Evans. È una vecchia foto o attualmente si allena nel loro team? Dunque, Lorenzo Borgomeo, da quando è tornato negli Stati Uniti d'America, cioè qualche mese, adesso non so, 5, 6, 3, non mi ricordo, si allena nel team dei Black Zillions. Prima si allenava alla TT, poi è tornato in Italia, ha fatto magari qualche allenamento qua e là, in vari team americani, da Greg Jackson e via dicendo. Adesso ha trovato la sua nuova casa nel team Black Zillions. Passando a questa cosa del reality del Bellator, sì, la Bellator farà un simile Ultimate Fighter su Spike TV, che dovrebbe iniziare anche questo a gennaio, credo, a febbraio, non lo so, non mi ricordo, però vabbè, dal 2013 ci sarà questo reality della Bellator su Spike TV. E sì, Lorenzo Borgomeo faceva parte degli atleti che ha sostenuto il provino per entrare in questo reality. Ancora non sappiamo quali saranno gli atleti che faranno parte, che sono stati scelti per questo reality, per cui non sappiamo se Lorenzo sia o meno passato. Ovviamente non possiamo fare nient'altro che incrociare le dita per lui. E comunque è già una gran bella cosa per lui, per noi, per tutti, sapere che un nostro connazionale, un atleta tra i più conosciuti del panorama italiano, ha provato a partecipare a questo reality. Fa un po' capire che le cose pian piano si stanno muovendo nella direzione giusta anche per noi. Fatto monologo. Danilo, vuoi dire qualcosa? No, no, dico, non si sa un cavolo di questo reality show, neanche come sarà strutturato. Solamente si sa che dovrebbe iniziare a gennaio. Vabbè, ma il Bellator a gennaio ha questa rivoluzione comunque che va su Spike, che cambia giorno, penso cambia anche ora. Stanno annunciando proprio in queste ore degli incontri della Madonna, quindi sarà un Bellator 3.0 a gennaio. Esatto. Bene, allora chiudiamo lo spazio dedicato alle domande perché stiamo andando veramente lunghi coi tempi e parliamo di questo weekend. Per voi appassionati e noi appassionati di MMA potrebbe essere un super piacere o una mezza tortura, perché sia venerdì che sabato ci saranno eventi UFC. Si inizia con venerdì 14 dicembre con l'evento UFC on FX 6 Sotiropoulos contro Pearson. Evento che presenterà, oltre al main event tra Ross Pearson e Jorge Sotiropoulos, gli allenatori dell'edizione dell'Ultimate Fighter Inghilterra contro Australia, appunto le finali pesi welter e pesi leggeri di questa appunto edizione del TUF, e l'atteso match tra Hector Lombard e Rosimar Palares. Parliamo di questi quattro match, anche se i TUF non li abbiamo visti, per cui li passeremo a parliamo del match tra Lombard e Palares. Come lo vedi? Bel match, innanzitutto. Sì, tifo per Toghigno, ma vedo favorito anche di tanto e Lombard, perché secondo me Lombard completo, mani pesanti, non è che uno che si fa infilare facile dalle sottomissioni, comunque ha un buon sicuramente una miglior testa del brasiliano. Anche se la sua testa è stata da alcuni criticata perché è un po', diciamo, focoso, to, diciamolo. Sì. Vabbè, c'è anche Chad Mendes, che è un top 5 messo nei preliminari contro
non so, un fattorino del palazzetto. È arrivato al sesta settimana, oltretutto, Non si sa perché chi è, è quindi vabbè. necessario. Chad Bennett, questo è il secondo incontro farsa che fa, perché c'era anche Avrebbe Cody dovuto affrontare McKenzie. un brasiliano, però, solo Sì, che. doveva affrontare la Gran Diaz che si è rotto, quindi niente. E main event, dico, non me ne può fregare di meno, vedo meglio Rose Pearson. E sì, allora anch'io vedo meglio Pearson nel main event e Lombard nel quarto match qua della main card. Per il resto, per onore di cronaca, diciamo che la finale ai pesi welter del Tuff Smashes Australia contro Inghilterra vedrà Brad Scott contro Robert Whittaker. Guardatevi lì su Sherlock perché, ok, o Wikipedia, scegliete voi. E Colin Fletcher contro Norman Park. Colin Fletcher è conosciuto come Freakshow ed era quello che durante il tuffo, visto sprazzi qua e là, andava in giro nudo per casa piuttosto che col costume rosa, piuttosto che si sniffava il wasabi e robe del genere. Io l'ho incontrato dal vivo nella media room a Nottingham e per l'occasione era vestito da pagliaccio. Potete un po' immaginare che tipo di personaggio sia, non so cosa dirvi su questi due match perché per la prima volta non ho seguito l'Ultimate Fighter quest'anno, sia questo australiano che il 16 è la prima volta che li salto, vabbè. Magari si recupererà in futuro. Ok, quindi questo evento qua si terrà 14 dicembre, venerdì, la main card inizierà alle ore 3 della notte tra venerdì e sabato. Mentre la card preliminare inizierà alla mezzanotte di venerdì sera. Passiamo invece all'evento The Ultimate Fighter 16 finale, che si terrà sabato 15 dicembre, questo qua sarà negli Stati Uniti, Las Vegas. E oltre alla finale, leggiamo la main card. Sì, ok. Main card vedrà allora match principale Matt Medrione contro Roy Nelson. Silenzio. Mitrione che ha rifiutato il VADA test, insomma quello che mo va tanto di moda, il test antidoping che ti fai da solo praticamente. Testi incrociato urina e sangue. Eh sì, lo ha rifiutato perché ha detto non voglio distrazioni, quindi mi lascio intendere cosa significa questa cosa. E un altro main event, anzi un'altra finale in cui gli allenatori non ci stanno, ce n'è solo uno. Quindi c'è un attimo da ripensare, magari tutto il format. Non so. Però vedo, vabbè, Roy Nelson ultra favorito. Ma il vero main event è Pat Barry scende Rosario. Pat Barry contro Chandler Rosario che a meno che Del Rosario non voglia provare a sottomettere Pat Barry, probabilmente staranno a scazzottare per tutto il tempo. Cosa dici? Dura un round o vanno più avanti? Favorito? No, un round. Del Rosario. Ok, sì, bene, anche qua siamo d'accordo. Continuiamo con un match abbastanza interessante. Melvin Gilliard contro Jamie Varner. Warner via KO. Addirittura anche Sì, KO. sì, sì. Sì. Così. È qua con Gilliard come sempre. Prendete un dado, buttatelo perché potenzialmente potrebbe essere uno dei fighter più potenti in circolazione. Se va a terra, spesso viene sottomesso piuttosto che anche finisce KO in piedi. Non lo so. Ha tutto quello che serve per finire il match nel primo round e anche tutto quello che serve per essere finito nel primo round. Quindi, boh, vedete voi, poco da dire. Si chiude la main card, e poi magari annunciamo la finale del TUF. Tanto per. Si chiude la main card col match tra Jonathan Brookins e Dustin Poirier. Questo è un bell'incontro. Sì, favorito? Ma boh. Ma Poirier l'ultimo incontro è quello con Zombie? Korean Zombie, sì. Bello l'incontro. Sì. E boh, Poirier, vai. Vedo anch'io meglio Poirier perché è un po' più completo. Brookins è un buon lottatore, un buon grappler, anche se magari non eccede, però in piedi è ancora un po' una specialità nella quale ha bisogno di lavoro, mentre Poirier sembra un attimino più well-rounded, per cui vedo lui come favorito. La finale del TUF 16 vedrà invece, categoria pesi welter, Mike Ricci affrontare Colton Smith. Mike Ricci è compagno di casa, credo anche, di Rory McDonald, si allena con lui a TriStar Gym. Colton Ma
E con lui va a fare shopping. Se avete visto il, la presentazione all'evento UFC in Fox, erano Mike Ricci e Rory McDonald che andavano a fare shopping. Come dicevo prima, sembravano Ben Stiller e Owen Wilson in Zoolander. E dicevano che sono grandi amici, che l'unica volta che stavano a litigare era, stavano per litigare era per un paio di pantaloni, per cui vabbè. Colton Smith invece, Danilo prima diceva che sembrava, no Smith, da quell'altro io intendo. Pensavo che era questo quello che sembrava. No Ricci, Mike Ricci. Ah, è Mike Ricci che sembrava. Sì, sembra un incrocio tra Capitan America e il protagonista di Drive, che adesso mi sfugge il nome dell'attore. Ok, perfetto. Anche questa, in questo caso la main card inizierà alle 3 di notte. La preliminare inizierà, la card preliminare, allora, su Fuel TV inizierà all'1, mentre su Facebook inizierà alle 11:30 di sabato. Per cui avete un bel weekend ricco di MMA tra venerdì e sabato. Scegliete un po' quello che vedere, perché sinceramente vederli tutti so che può sembrare tedioso, però vabbè, vedete voi. Di sicuro, per quel che mi riguarda, l'abbondanza non guasta mai. Poi ognuno scelga un po' quello che preferisce fare. Direi che abbiamo concluso anche questa volta, e anche a nome di Fabrizio un saluto e ci risentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, alla prossima. Merda, devo...